Possiamo entrare? È per una ricerca della scuola sulla fornace qua. Ok, il nostro nonno ci ha dato il permesso. Se volete entrare. Sì, va bene. Allora, questo è lo studio di mio nonno. Ci sono tutte le varie libri. Poi questa è la sala dove stiamo quando ci sono le feste. E quel camino è fatto con. C'è un camino, fotografie vecchie di non so quanto. Poltrona comoda. Ci fai sedere. Il proprietario della fornace era proprietario anche di. Ha fatto questa casa Anche e l'ha questa. fatta solo in mattoni. Quindi è da capo a piedi, compreso dove stai te nella mansarda, è fatta solo di mattoni della fornace. Tanto è vero che credo che avessero messo addirittura, allora c'era meno traffico, come una specie di passaggio, così i mattoni arrivavano direttamente dalla fornace attraversando la strada. Si chiamava Bartolini. Il proprietario, fra l'altro, è venuto qui a rivisitare la sua casa, Bartolini, i nipoti. Bartolini. È venuto un paio di volte, Ho e si è capito. fermato, mi ha raccontato un po'. Io naturalmente l'ho ristrutturata, non era così, Certo. ma è così la storia di questa casa fatta nel 1920. In giro per la casa, nei mattoni, ci sono parole, date, simboli. No, 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 date simboli, cioè qui dopo ci è venuta per un periodo la sede del Servizio Sanitario Nazionale, della Mutua, e allora il custode aveva fatto sul mattone, che credo siano qui all'esterno, una data, ma questo è molto successivo. C'erano gli ambulatori qui e sì, gli venivano gli specialisti, poi io l'ho comprata nel 1967. Diciamo così che mantiene molto il fresco e anche il caldo, una volta riscaldata, ma mantiene perché sono muri spessi, Muri se spessi. di sotto addirittura sono 2 metri, ma tutti in mattoni.